Salve a tutti, io sono The Long Gamer e bentornati su The Last of Us Parte 1. Continua la fuga nella città dei banditi, che oggi ci inseguiranno con una camionetta corazzata con armi pesanti. Tornano anche i nostri amici porcini e incontriamo una gentile coppia di fratelli, anche loro in fuga, e scatta la coop. Buona visione! Ottimo, riprendiamo da dove abbiamo interrotto lo scorso episodio. Joel si è fatto un volo della Madonna giù per la tromba di un ascensore e misteriosamente è sopravvissuto. Il problema è che è finito in una zona ad alto contenuto di reumatismi e sicuramente piena zeppa di funghi porcini pronti a sbranarti la faccia. Lo scorso episodio non li abbiamo mai incontrati, c'erano sempre i banditi pronti a rifarci connotati a colpi di armi da fuoco, fucili e via dicendo. Ah, stavolta mi sa che non potremo sfuggire. Ci troviamo nel piano interrato dell'hotel. Ci siamo separati da Ellie poco fa. Mi sono cagato in mano, porca di quelle iperporche, eh. Ok, vediamo di trovare un modo per raggiungerla senza morire male affogati. Oh, ok, evitiamo di fare la fine di sti tizi, che direi che sono qua da un bel po' di tempo. Joel, Joel, la tira mossa e... ok. Allora, forse possiamo risalire da qui. Mamma mia, è un miracolo che questo edificio sia ancora in piedi. Devo girare questo cancello. Sì, dobbiamo trovare una strada secondaria. Il lato positivo è che siamo pieni zeppi di risorse e munizioni. E chi più ne ha più ne mette. Il lato negativo è che fra pochi secondi, come ho detto, dovremo affrontare l'infinito e oltre di cattivoni. Rottami a profusione, munizioni per il fucile, che vediamo di tenere fuori. Per quanto un po' nerfato, rispetto alla versione originale, a mio avviso. Ok, Joel, spero che ti sia messo il costumino da bagno, perché dobbiamo passare per forza da sotto. Spero non sia un punto di non ritorno, perché vorrei ritornare a recuperare un po' di materiali. Ok, e... a posto. Sì, siamo riusciti ad arrivare finalmente dall'altra parte. Ma il mio istinto da videogiocatore è che l'è lì, spore. Neanche detto, porco cane. Ok, se sta zona non crolla, dovrei poter ritornare indietro, vediamo un po'. Sicuramente crollerà fra poco. No, che succede? Oh, merda. Sì, quello non è un buon presentimento. I topi stanno fuggendo. Vuol dire che la minaccia è in agguato. Topolini! Porco cane, me li stavo immaginando alla braccia. Scusatemi, mi sono distratto per un secondo. Torcia, torcia, non mi abbandonare proprio adesso che mi sono cagato in mano. Ok, abbiamo un po' di risorse. Perfetto. E abbiamo anche... oh! Un generatore di corrente. Magari non attiviamolo perché i generatori fanno un sacco di rumore. E ai porcini il rumore non piace più di tanto. Catrotta, la zona è praticamente gigantesca. Potrebbero essere... ovunque. No, vi giuro, sento dei rumori orribili, gente. Mi sa che l'entrata di sotto è crollata, non si torna più indietro. Ah no, pensavo fossero delle droghe per Joel, le pilloline magiche. Porco cane, non sono stato così fortunato. Una stanza della sicurezza. Ah, la sicurezza dell'hotel. Abbiamo trovato una keycard magnetica. Ecco perché serve la corrente. Porca di quelli per porca. Dobbiamo riattivarla quanto prima. C'hai la nonna ubertrota? Oh no, gli stalker. Sul primo The Last of Us furono solo abbozzati. Sul secondo invece erano molto ma molto presenti. Signora, non rompe i maroni? Oh no. Questi codici danno la caccia in continuazione. Si appostano e poi ti aggrediscono male. L'ho visto. L'ho visto per una frazione di secondo. Ok, facciamo finta di nulla. So che è in agguato. Telecamera, girati intanto che apri i cassetti. Apri tu. Joel, apri tu. Apri anche qui. Ce la fai, ciccio? Maronne, sei più impedito del solito. Ah, perfetto. Ci sono anche delle munizioni per il fucile. Quindi direi di... utilizzarlo per fare un bel BB7. Quest'arma è di una lentezza veramente incredibile. Ok, due li abbiamo eliminati. Sicuramente ce ne saranno altri. Da dove? Da dove, bastardone? L'abbiamo gambizzato? Ok. M'hai fatto cagare in mano, pezzo di erba maledetto. Ah, sono passati da sotto i maledetti. Mi ero dimenticato che c'era l'entrata qui. Joel, ma oggi non mi prendi le cose, santo cielo. A parte i jumpscare, quelli me ne prendi parecchi. Allora, diamo comunque un'occhiata in giro. Dimmi che li abbiamo fatti fuori tutti. Dimmi che non ce ne sono altri in agguato. Non mi va di essere jumpscarato. Joel, le pilloline magiche. Quelle sono importanti, più importanti della tua vita stessa. No, è molto più inquietante. Qualcuno vuole un po' di spore, non fate complimenti. Ne abbiamo in abbondanza. Oh no. Forza un cocchio. Ovviamente non c'è corrente per la tessera magnetica, vero? Eccola là, perfetto. Allora, sul primo The Last of Us per PS3/PS4 c'era un modo per evitare la prossima boss fight. Non so se si può fare anche in questo. Io ci provo.
Allora, bastava prendere una bella bomba esplosiva da mettere tipo qui. Ottimo. E poi dobbiamo correre in quella direzione, poi verso sinistra, attivare la porta e vi sono tutti felici e contenti. Ma qui, come ho detto, potrebbe non essere così semplice. Io ci provo, ma che vada al ricarico dal checkpoint e vi sono tutti felici e contenti. Ah sì, aspetta, ora devo cannare. Devo evitare di cannare questa e olè. Ok, vai Joel. Vai Joel, veloce. Se li hanno spawnati in punti differenti, non durerò molto a lungo. Corri Joel. Vai Joel, no, non sta andando come sarebbe dovuto andare. Vediamo un po'. E infatti mi stanno leggermente dando la caccia. Buongiorno signorina. Facciamo un paio di preti sulle gengive, non faccio complimenti. Vai Joel, tessera. No, non mi palpeggi, ho aperto la porta. Pivalle, spostati. Joel, apri la porta. Mamma mia, dovevi per forza fare la protagonista, se no non sei contenta, Joel. Apri la porta che sta arrivando il coso. Oh. Ok, ci siamo evitati uno scontro non da poco. E abbiamo risparmiato un sacco di proiettili. È stato facile. No, non è vero. Perché io sapevo quello che sarebbe accaduto, Joel, o saremmo morti fra atroci sofferenze. Quella parte l'ho dovuta rifare giusto un po' di volte. Qui sopra dovremmo essere al sicuro, tuttavia. Ah, meno male. Ok, vediamo se possiamo raccogliere un altro po' di risorse. Ho visto le pilloline di Joel lontano un chilometro. Ah, buongiorno, banco da lavoro. Quello che mi fa girare le scatole è che la gente continua a dire nei commenti: Lon, perché non spari di più? Perché in questo gioco non devi far rumore, gente. Ve l'ho detto anche più volte, se facciamo rumore, i nemici spawnano in maggiore quantità. E questo è un bel problemone, oltre al fatto che attiri l'attenzione di tutti. E pertanto lo vorrei evitare. Allora, dobbiamo rendere il fucile più veloce, perché il secondo colpo ci mette troppo tempo e il più delle volte non riesce a shottarli in una volta sola. Senti, abbiamo una marea di rottami, quindi vediamo di velocizzarne la ricarica, perché in una situazione in cui ci stanno inseguendo pronti a sbranare la faccia non c'ho tempo di star lì a mettere un colpo alla volta. Ma all'occorrenza so che ha un costo considerevole, ma direi di craftare anche la fondina secondaria per le armi corte, quindi praticamente abbiamo la pistola e il revolver, che sono più facili da recuperare dall'inventario senza ogni volta doverle tirar fuori manualmente dallo zaino. Meglio che nulla. Non so come tu l'abbia craftata, ma vabbè, dettagli. Oh, senti, facciamo la stessa cosa casomai anche per la fondina dell'arma grande più grande. Così possiamo tenere ad esempio il fucile a pompa e il fucile da caccia pronti all'uso all'occorrenza. Ok, per il resto possiamo potenziare la velocità di ricarica delle nostre pistole, così non perdiamo tempo, anche perché i colpi non è che facciano l'infinita di danni. Cioè, quello del revolver non è male, ma la pistola standard. Poretta fa quello che può. Stessa cosa, come dicevo, per il revolver. E vabbè, solo del 5%. Ma voglio dire, quando hai i porcini che vogliono sbranarti la faccia, è cosa buona e giusta cercare di renderglielo più difficile possibile. Ora sì che si ragiona. Bravissimo Joel, vedo che andiamo d'amore d'accordo. Ok, posto tu ricarica tutto. Diamo comunque un'occhiata in giro, sempre per via delle risorse. Ma la cosa più pratica, come potete vedere, è che adesso passare da un'arma all'altra è molto, molto ma molto più semplice. Bravo Joel. Ovviamente questa è una stanza chiusa. No, incredibile, stanza aperta. Anzi, che mi ricorda che dobbiamo ricraftarci la bomba che scoppia in bomba. Aha, si tratta di me. E potenzierei anche la nostra arma secondaria. Ottimo. Non mi metto a far bombe fumogene che per adesso non mi servono. Guarda il gioco, che gentile che mi ridà indietro tutte le risorsine. Ma chi è un bravo videogioco? Ok, vediamo di raggiungere Ellie, perché si starà cagando in mano, poverina. Ovviamente. Porco cane! No, occhio, tutto. Finiscilo! L'ho beccato! Bel colpo. Ti è morso? Non oggi. Tu? Non oggi. Non fate le cheat ai film, porco cane. Dividiamoci e assicuriamoci di aver preso tutti questi schifosi. Ma siamo nella cucina. Signore, me lo offre un bel panino? Come, non faccia il tirchio avanti? Un paio di fette di pane, non lo so, una scatoletta di tonno. Anche del pomodoro, maionese, tutte cose. Il mio panino preferito. Ok, abbiamo munizioni per il fucile. Qualora io volessi sparare in faccia a qualcuno. Ma per adesso lo eviterei. Ehi, lallero, lalala. Ok, vedo un paio di tizi. Evitiamo di farci individuare. Aspetta che provo a intercettarlo prima che entri. Joel, tienimi fuori, mister mattone. No, va tutto bene. Che tempismo incredibile, signore. No, venga, com'è che c'è suo cugino là fuori che si sta facendo i cocchi. Aio! Va tutto bene. Per un secondo mi stavo cagando perché la porta si stava aprendo. Oh, il tizio sospetta cose. Il tizio sospetta tante cose. E ha un cugino pure lui. Qui, bravissimo Kronk. Ottimo. Aspetta che qualcuno voleva che facessimo anche queste azioni qua fighe, perché c'hai... Ecco qua, così siete contenti, abbiamo fatto le azioni faighe. Posto?
Tizio, mazzato, stati buono e non rompere i maroni. Per adesso le lame mi permettono di uccidere tre persone. Ma come ho detto, cerco di fare il survivalista risparmiatore. A posto? Vacche gentili, mi hanno lasciato un pacchetto di patatine scadute 5 anni fa. In realtà non penso che la data di scadenza sia poi un parametro da tenere così tanto in considerazione, quantomeno per i cibi di produzione industriale e soprattutto in atmosfera protetta. Cioè, se possibile non mangiate cibo scaduto. Si chiama anche buonsenso, gente. Però ho visto online gente che si è messa a mangiare cibi scaduti, non ha avuto neanche ripercussioni. Ribadisco, roba di produzione industriale, cioè patatine e tutte quelle robe lì. Non fatelo con roba che contiene uova, carne e chi più ne ha più ne metta. Perfetto, possiamo passare quindi direttamente da qua. Ellie, sto arrivando a salvarti. No, no, Joel, Joel, Joel! Ah, ha rifatto i del gengive, porco cane. Ha tolto due denti. Joel, Joel, tirati via di lì. Porco cane, no, che fai, tocchi? Non si tocca, almeno invitami a cena fuori. Ah, preferivo i porcini che ti mettono la lingua in bocca. Ehi, oh, e datti una calmata. Ok, sono libero. Non sono libero. Non sono libero. Joel, la pistola. Joel, la pistola. Non ci morire affogato. Ma porca di quelli per porca. Ma ti vuoi levare, barbone? No, no, Joel. Oh, porco cane. Chi è stato? Chi è che mi ha salvato la vita? Sarmi... Ellie, brava Ellie. L'ho spedito dritto all'inferno, eh. Brava ragazzina, hai fatto un ottimo lavoro. Ora vomito. È normale. La prima volta è sempre così. Perché non sei stata indietro come ti ho detto? Ti ha salvato il culo. Per fortuna non t'ho ascoltato, eh. Per fortuna una ragazzina non mi ha ficcato una cazzo di pallottola in testa. Ingrato bastardo. No. Perché non è Ellie? Non deve essere stato facile, ma non c'era alternativa. Grazie per avermi salvato il culo. Non ti viene in mente niente di simile, Joel? No, è troppo difficile per lui. Dobbiamo sbrigarci. E dai, Joel. Ma non se lo merita, ma povera stellina, avanti. Vabbè, vediamo di proseguire. Joel, ti piglio a ceffoni la prossima volta che ti comporti in quel modo con la ragazzina. Avanti. Ok, ti ha disobbedito, però per un valido motivo. Saremmo belli che morti se non l'avesse fatto. Ok, occhi aperti perché sicuramente ci saranno altri cattivoni. Ho un dubbio esistenziale. Se davvero in circa una ventina di anni gli edifici possono degradarsi così tanto. Perché, voglio dire, qua sembra che sia passato, non lo so, quasi un secolo effettivamente. Mentre invece sono, come dicevo, solo 20 anni. Mi sa che hanno un po' esagerato per finalità artistiche, diciamo. Un altro dei fumetti di Ellie? Così mi faccio perdonare? Dovrei fare un sistema di ricompense e dannazione. Tu mi ascolti? E io... Aspetta un attimo. No, non c'è il mio riflesso. Ma... Joel, sei un vampiro? Ah... Questa non me l'aspettavo. Dicevo, fai un sistema di ricompense. Lei si comporta bene e le dai il premio. Mi ricordo che mia madre, quando imparai ad allacciarmi le scarpe da solo da bambino, mi regalò un fumetto. Anzi, era una mega raccolta di paperino o topolino, non mi ricordo che cocchio fosse. Ma tutto bene, Ellie, tra un po' mi passa la rabbia, eh. Dobbiamo tornare fuori, trovare quel ponte. Dimmi solo dove andare. Odio queste stronzate. Vabbè, una ragazzina di 14 anni, quanti cocchio ne ha, che pretendi, Joel? Ok, in bagno ho trovato un coltello. Non è un buon indicatore, vediamo se c'è qualche porta furbina da aprire in giro. Anche se, come ho detto, a risorse stiamo di un bene assurdo. Oh, questa era verde? Vediamo un po', un manualetto che ci permette di potenziare. Ah, maggiore durata degli attrezzi con lama, ottimo! Quindi ora posso accoltellare ben due persone, probabilmente, con le armi corpo a corpo potenziate. Yay! Guarda che roba, hanno barricato letteralmente tutto. Come ho detto, se non fosse per le fondamenta immerse nell'acqua, con qualche clicker là sotto e via dicendo, sarebbe il luogo perfetto per trincerarsi e fare una base. Che poi, per tutti quelli che si lamentano del mio stile di gioco, che ribadisco è un gioco fatto per essere affrontato in stealth. Ah, vedi che me la ricordavo questa. Il fatto stesso che abbiamo l'inventario praticamente pieno e la vita quasi sempre al massimo è indicatore stesso del fatto che ci stiamo giocando bene. Ok, è un vantaggio il fatto che io ci abbia già giocato in passato. Non dico di no, però non è che mi ricordo tutto, tutto, tutto. Ok, dovremmo essere vicini all'uscita. Ancora una Willa. Buongiornissimo, Big Sala Conferenze. Che spettacolo, non è sto posto? Porta sembra una via d'uscita. Vedi un modo per arrivare lassù? No. Aia, direi che se l'è un po' legata al dito e non la biasimo, piccola stellina. Oh, wow, rottami. Cos'hai trovato, Ellie? Arrivo, dammi un secondo. Opzione di dialogo, scelgo te. La gente li usava per scattare foto ricordo. Sì, lo so che cos'è. Allora, Ellie, c'è qualcosa che ti preoccupa? Ah,
Non volevo disobbedirti prima. Ci stavi mettendo un sacco e così ho pensato che ti fossi cacciato nei guai. Brava, brava che si preoccupa per noi. Non mi importa cosa pensassi. Devi starmi a sentire quando ti parlo. Lo faccio, è solo che... Saresti morto. Non importa, Joel. Saresti bello che morto se lo avesse fatto. Quindi, uomo, non ti lamentare e non rompere le scatole. Possiamo passare direttamente da lì. Ellie? Forse questo ci può aiutare. Sì, ma mi servirà una mano e un cocchio di pianoforte. Ragazzina, non mi ignorare. Ehi, mi aiuti? Per favore. Sei sicuro che possa farcela? Ellie. Dai, è normale. Spingi. Che abbia un po' di risentimento. Spingi di più. E si caga addosso se spinge di più. Gli effetti di luce sono bellissimi adesso. Meraviglioso. No, vabbè ragazzi, ci potrei perdere le mille ore all'interno di sto gioco. Allora, vediamo comunque che non abbiano lasciato cose in giro. Ah, ok, tutti gli oggetti che mi servono. Sì, però abbiamo davvero l'inventario così pieno? No, siamo giù un po' di lame e coltelli, ma quello è anche... sì, coltelli, scusate, è scotch, ma quello è anche comprensibile perché continuo a craftare armi potenziate ogni 5 secondi perché mi permettono di shottare. Anzi, adesso possiamo doppiamente shottare i cattivoni. Oh, siamo di nuovo all'esterno. Joel, mi sa che abbiamo turbato anche troppo Ellie con il nostro comportamento poco fa. Normalmente si sarebbe stupita di tutto quello che la sta circondando in questo momento. Mai e poi mai avrebbe visto un ambiente del genere. Cioè, neanche noi, prima dell'apocalisse, ci saremmo potuti entrare in un luogo del genere. Però, sì, dobbiamo farci perdonare quanto prima. Ah, ma c'è un'impalcatura qui, non l'avevo vista? Perfetto. Scusi, signore, mi presta il fucile. Dopo glielo ritorno. Oh, porco cane. Quanta gente c'è laggiù? Ehi, giù la testa. Adesso io vado giù e cerco di liberare il passaggio. E io che faccio? Tu rimani qui. È un piano stupido, avremmo molte più possibilità se ti dessi una mano. Lo farai. Oh, le vuoi dare il fucile? A quanto pare sai maneggiare un'arma. Pensi di farcela con questo? Beh, diciamo che ho già usato un fucile. Ma contro dei ratti. Ratti? Era d'aria. Ah, vabbè, più o meno la stessa cosa. Il concetto di base è lo stesso. Sollevalo. Ci ma rincula un po' più forte. Appoggiati bene il fucile perché scalcerà molto più di un giocattolo per bambini, capito? Appunto. Ok. Bene. Tira indietro la sicura. Prendila qui. Tira forte. Così. E appena spari, metti subito dentro un altro proiettile. Ascoltami. Se ho problemi là sotto, tu non devi sprecare un colpo, ok? Ho capito. Basta anche solo che li ferisci. Ok. E sarà un grande vantaggio perché li finisco io all'occorrenza. E per essere chiari riguardo a prima, non c'era alternativa. Che è il suo modo di dire grazie. Non avrai di più, ragazzina, accontentati. Non c'è di che. Ok. Sono pronto. E vabbè! Lo stronzo doveva guarda sapere. Guarda gente! Se vuoi rubare, è meglio che ti assicuri di poterla fare franca, no? Io avrei... Sono tutti morti! Tutti morti, cazzo! Di chi parlano? Cosa diavolo sto parlando? Calmati. Chi è morto? Tutta la squadra. Le 76 sentinelle. Qualche turista del cazzo li ha uccisi tutti quanti. Beh, non ne ho ammazzati 76, mi pare un po' esagerato. Sì, vuole che ognuno mantenga la posizione, che controlliamo il cancello. Ok, allora, teniamo fuori il revolver. Cercate, perfetto, in caso di necessità. Non fate passare nessuno. E rifugiamoci qua dentro. Ho trovato un altro baretto. Porco cane, c'è altra gente al baretto. Il baretto è mio. Oh, porco cane. No? Che cazzo è stato? Ma non è stato nulla. È stata un'impressione. È stato il vento, come si suol dire. Ok, piano, piano, tizio. Speriamo che il tizio non abbia un cugino. Perfetto. No, signore, signore, venga qui, venga qui. Facciamo che gli do una coltellata amichevole e tanti saluti. Cerchiamo di semplificarci un po' la vita. Il tizio ha un cugino. Il tizio ha più di qualche cugino. Ora si allarmeranno proprio una cifra. Ok, da qua sopra ho un netto vantaggio tattico in caso di necessità. Però sì, possono raggiungermi passando per il baretto anche loro. Ok, se potessi appostarmi qui, però rischiando di essere scoperto. Più facile a dirsi che a farsi, che ci sono tizi letteralmente dovunque. Allora, questo fa rumore, ma il nostro amichevole arco di quartiere invece proprio no. Oh, hanno trovato il cadavere. Hanno trovato il cadavere del tizio. Questo è un bel problemone. No, no, no. Oh, porco cane, stanno già arrivando. Speravo di avere qualche secondo in più. Signore, cosa sta facendo lì? Non sa come uscire dalla stanza. Allora, aspetta.
Presi in pieno, non avete visto nulla? Ok, abbiamo ancora 7 frecce. Posso far fuori un sacco di gente in stealth. Ah, perfetto, c'era gente anche nell'edificio laggiù. E anch'io. Non ce la faccio. Prendiamoli. Wow, porca di quelli per porca, dove mi hanno visto? Bastardo, c'è un tizio qui in parte, signore. Metta fuori la sua bella testolina e si piglia un proiettile in faccia. Che puccia di culo. Non pensavo che lo avrei preso per davvero. Ok, ora stanno sicuramente venendo qua su a darmi la caccia. Ah, ecco, ho fatto mancarlo. Ma dai. Ok, bravo Ellie. Ho preso direttamente lei, ottimo. No, aspetta, non usare tutti i proiettili del colpo di revolver, perché sono un pochettino esposto. Ok, Ellie dovrebbe anche distrarli un attimino. Da, ecco cane, non ho le spalle, non ho le spalle, non ho le spalle. Ellie, Joel vai dentro, Joel vai dentro. Ah, mi sparano. Signore, porti pazienza che mi sto curando. M'hanno fatto proprio male stavolta. Ok, vi ho voluto accontentare non facendola completamente in stealth. Avete visto cosa succede? Succedono cose brutte se ti metti a sparare alle persone senza il minimo rispetto. Scusi, non ho tempo. Tanto sono pieno zeppo di lame per adesso. E sicuramente qua attorno ci saranno altre risorse. Ok, altri tizi stanno arrivando a darmi la caccia, ma per adesso siamo abbastanza al sicuro. Oh, guarda, gioco che gentile, mi ha ridato una freccia dell'arco. E aspetta che mi crafto direttamente un altro kit medico. Sa mai che ne troviamo qualcun altro in giro. Un uomo può sempre sperare. Per fortuna non hanno neanche individuato Ellie, che cosa buona e tanto giusta. L'hai visto? Allora, c'è un tizio là sotto e improvvisamente non c'è più. Ottimo. Mi sa che c'è ancora gente là dentro nel baretto. Joel, postati, porca di quelli per porca. Ok, eliminato anche questo. Da dove mi vedevano? Ah, da lì. Ok, sta arrivando a farmi bubu settete. Vediamo di aspettarlo dietro l'angolino. No, è andato dentro lui. Ma porca di quelli per porca. Vabbè, me la rendi anche più semplice, Non mi lamento, guardi, questo, lei la strozzo perché tanto non vado di fretta, porti pazienza. Quanto sì, come ho detto, con ogni lama ne possiamo far fuori 3. Che è un bel vantaggio, quindi al massimo 9 persone qualora avessimo 3 coltelli. Quanta gente manca ancora? Ah, parecchi, ne vedo uno di sotto, un altro al baretto e un altro tizio che sta arrivando. Proprio lì. Sei un pezzo di erba, sei uno stracocchio di pezzo di erba. Oh, direi che mi hanno leggermente sgamato. Già, sì, ci sono giusto un po' di cadaveri qua dentro. Erano così quando sono arrivato, giuro, sono scivolati su una buccia di banana chiaramente. Signore, venga dentro, avanti, avanti, si aggiunga la festa. Ok, molto guardingo. Neanche troppo, sei molto distratto, tizio. Sei stato troppo distratto, avanti. Cosa fai con la maschera, peraltro? Che è rotta. Ma sei un pirla, avanti. Oh, ma guarda, sono arrivati i rinforzi, quelli che non sarebbero arrivati. Se io non l'avessi fatta in stealth, ma vabbè, dettagli. Aspetta che facciamo un bacino su pesanti. Intanto un brutto modo di andarsene. Veramente un brutto modo di andarsene. L'ho fatto solo perché il tizio qua in parte aveva una molotov. Qualcuno l'ha fatta cadere. Eccola qua, così non abbia sprecato nulla tecnicamente. Salve signore, che fa di bello? Mi dà la caccia? Sono da questa parte, cretinotto. L'ho mancato clamorosamente. La seconda volta non l'ho mancato. Tizio, porco cane, bravissimo. Bravissimo, mi hai sorpreso girandomi. Agi, agio dei poveri, datti una cocchia di calmata. Ah, levati dai maroni, pezzentone. A posto. Ehi, no, sei ancora vivo. Calma, è tutto a posto. Ma certo. Tutto a posto, amico. Ma vedo che ha una brutta carie lì. Mi permetta di sistemargliela, perfetto. Ellie, brava, non so che hai sparato tipo 2 colpi. Non sei stata di grandissimo supporto. Però almeno abbiamo accontentato tutti quelli che volevano una carneficina con armi da fuoco. Abbiamo sprecato uno sfacello di risorse e tanti li potevamo semplicemente accoltellare. E vi sono tutti felici e contenti. Andava bene. Che ne dici di qualcosa? Di un po' più adatto a te. Sì, però le munizioni te le cerchi da sola. È solo per le emergenze. Ok. Ah, tranquilla Ellie, fidati che ci saranno tante emergenze. E si sparo sul culo. Vabbè. A posto, ora possiamo tranquillamente ripulire la zona, che è cosa buona e tanto giusta. Ah, santo cielo, potevo recuperare i proiettili adesso da tuo fucile. Adesso c'è la sicura, lo sai come si toglie, eh? Certo. Ok, l'importante è maneggiarla con cura, non è un... Joel, starò attenta. Ok. Perfetto, abbiamo ancora una discreta quantità di materiale all'interno dell'inventario. Non mi posso lamentare. Però sì, datemi un secondo che controlliamo, perché sicuramente ci sarà di tutto. Ah, non sprechiamo neanche i medikit. Vediamo di trovare del cibo. Joel, metti via quel cocchio di zucchero, santo cielo. Wow, questa gente andava in giro con i cadaveri nel frigorifero. Spero che non fossero cannibali. Oddio, da qui a darsi al cannibalismo la strada è molto breve,
Abbiamo trovato ancora un altro di quei diari. Non ci servono le luci. Certo, loro avranno anche dato inizio alla lotta, ma siamo noi ad aver fatto tutto il lavoro. Il sangue sulle strade è il nostro. Non sono d'accordo con loro quando dicono di voler portare la battaglia in altre città. Devono guadagnarsi da sole la loro indipendenza. E io sicuramente non prenderò ordini da un leader che sta in qualche posto dall'altra parte del paese. Suggerisco di liberarci di loro prima della fine dei combattimenti. Questa è la nostra città, la nostra gente. Non vedo perché non dovremmo governarci da soli. E state facendo un ottimo lavoro trucidando il prossimo. Che bella cosa da fare, proprio umanità completamente andata a farsi benedire. Che poi, signori, ammettiamolo, questa è stata la zona con il maggior quantitativo di nemici che abbiamo mai dovuto affrontare finora. Erano tanti, abbiamo fatto una strage assurda e ora dobbiamo ritrovare anche tutti i loro cadaveri. E sto signore era un ladro? E direi che da queste parti non devi rubare, che è meglio. Ellie, non vuoi dire nulla a riguardo? Figliola, dammi un secondo che papà deve andare in banca. Buongiorno signorina, scusi, vorrei prelevare un po' di soldi dal mio conto, vediamo un po'. Non c'era nulla sul mio conto a quanto pare. C'era la poracitudine. E da questi ascensori che normalmente spawnavano i cattivoni. Aspetta che c'erano dei rottami che recupero volentieri. Sì, però dammene un po' di più la prossima volta. Mattone, per fortuna il tesoro più inestimabile della banca. Oh, meno male, meno male. Spawnavano anche da quest'altra parte. Come ho detto, ci saremmo potuti semplificare molto la vita. Ma vabbè, accontentiamo il pubblico di tanto in tanto. Don Fiocchi Sandwiches. Quanti in Italia non si chiamano Fiocchi? Porco cane. Ah, ma il baretto quindi era da quest'altra parte. Mi sono confuso. Allora, aspetta che recuperiamo anche tutte le risorse che abbiamo sprecato prima. Caffè. Ma possibile che non resti mezza traccia di caffè in tutto sto cacchio di mondo? Ma stia scherzando. E poi probabilmente non saranno neanche così difficili da riottenere i chicchi di caffè. Ok, serve un clima caldo e temperato? Non dico di no. E niente, se qualcuno se lo stesse domandando, sì, abbiamo sprecato più munizioni di quelle che sono riuscito a recuperare. Joel, scendiamo senza sfracellarci le gambine. Perfetto, e voilà. Ok, ho visto la nostra via d'uscita. Vediamo un po', questo era il loro accampamento di fortuna, direi. Senza neanche un po' di munizioni. Ma siete dei poracci di proporzioni bibliche. Ok, Ellie, vieni a darmi una mano. Ragazzina, c'ho 50 anni, porca di quelli per porca, non posso fare i miracoli. Fai la tua parte, Ellie. Vado. Tira la catena, vai. Oh, allora? La catena è incastrata. Ovviamente. Resisti. Ok, lo faccio. Ah, a posto, il carrettino delle pulizie. Ottimo, ottimo. Ok, buongiorno, buon salve. Ok, non possiamo aspettare di trovare abbastanza cibo in modo tale da riuscire a curarci. Quindi per adesso sprechiamo un medikit, che in realtà non è sprecato, visto che ne abbiamo di risorse e ne troviamo parecchie in giro. Aspetta che c'era uno straccio qua. Ottimo. E per il resto, mi sa che ci serve questo. Così creiamo un punto di non ritorno. Aiutami ad aprirla. Ecco. Tira su, brava ragazzina. E non mi stare in mezzo ai maroni, come sposto sti cosi? Aspetta, ce la faccio. Ho la vaga impressione che ancora non siamo fuori da sta coppia di città. Ce la fai a salire? A posto. Banco da lavoro? Sì, banco da lavoro. Vediamo un po'. Pilloline magiche di Joel. Lui ha fatto tutta questa quest non per la ragazzina o la cura contro il covid e fungino, ma solo per le pilloline magiche. Vediamo cosa abbiamo. E una volta c'era Tess che gliele procurava e anche Bill. Però adesso è una situazione molto più difficile. Ah, abbiamo solo 24 rottami e basta. Posso al massimo potenziare la velocità di ricarica del fucile, che per adesso non ho usato, ma fidatevi che più avanti ci tornerà utile. Purtroppo craftare quelle fondine m'è costato caro, ma sono indispensabili. Ok, a posto, direi di continuare la nostra avventura. Wow, che succede? Giù, giù. Oh no, poveri. Li fanno fuori tutti così. Si percano anche una marea di proiettili, peraltro. È gente disarmata, potresti aggredirla a coltellate. Guarda, sparano in continuazione. Quanti proiettili hanno sti tizi? Giornate toste, eh? Già lo dico. Bastava aggredirli, non c'era bisogno di ammazzarli. Merda, niente cibo. Scarpe vecchie. Ah, un cazzo. Andiamo. Ok. Questi sprecano anche la benzina per andare in giro all'interno della città. Assurdo. Hanno anche un cadavere davanti così a random sul furgone. Ma siete dei bastardi. Dovrebbero radere al suolo l'intera città. Sicuramente ci sarà qualche sopravvissuto, ma... Non potevamo fare niente. Lo so. È solo... Cavolo. Cioè, fatemi capire bene, il mattone è diventato praticamente l'agente 00 pesce di Hitman. Non ho mai avuto un rapporto così intenso con un oggetto inanimato. Beh, almeno hanno finalmente... Oh, porco cane!
sicuro che avessero lasciato la città. Ora dobbiamo... No, Ellie, brutto punto per nascondersi. Spero che ci fosse un esercito in quel furgone. Come cazzo hanno fatto a eliminare l'intera squadra laggiù? Sì, un esercito, certo. Brava, vedo che hai capito. Porco cane, giusto in tempo. Dove vanno? Ellie, stai ferma, ho capito che per loro sei invisibile. Oh no, non venire qui, non venire qui, non venire qui. E va di sotto. No, 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 che col cocchio che lo afferro. Lasciamoli che passino e tanti saluti. Ok, l'altro tizio sta scendendo le scale, quindi dovremmo essere relativamente al sicuro. Potrei anche fare un Kinder sorpresa a Capitan Furbizia qua su. Olè. Perfetto, ci sta mai che abbia qualche oggetto da darmi? Non lo so, c'hai munizioni, un panino con la mortadella, che cocchio ne so. E dai, non fare il tirchio, non ho fatto ancora colazione. Un tubo di piombo, il mio è già al massimo. Da come parlano, almeno hanno paura di noi. Tieni comunque gli occhi aperti. Volevo dire che è bello sapere che ci sei. Oh, era Joel. Un complimento. Appunto. Ok. Ok. Sei il peggior padre che sia mai esistito. Voglio che tu lo sappia, santo cielo. Probabilmente eri una testa di minchia anche prima. Non lo so se questi 20 anni hanno contribuito. Ok, siamo quasi arrivati al ponte, gente. Siamo quasi arrivati al ponte. Li abbiamo messi in fuga. La maggior parte delle loro forze si è ritirata su Liberty Avenue. Colpiamo a mezzanotte. Raccogliete ogni elemento abile e armatelo. Se può restare in piedi, allora può combattere. Chiunque si rifiuti di combattere con noi sarà esiliato. Chiunque aiuti l'esercito diventerà un esempio. Stanotte porremo fine a questa tirannia e daremo inizio a una nuova vita per noi stessi. Che è quello che avrebbero dovuto fare anche a Boston. E quello che stavano tentando di fare le luci a Boston. Ma avete visto che facevano esplodere camion dei militari in continuazione senza ottenere grandi risultati. Mi sa che questi tizi erano davvero una versione potenziata delle luci. Ok, siamo ritornati in strada. Finalmente. Ellie, vuoi raccontarmi qualche barzelletta tanto che ci siamo? Cos'è sto obbrobrio di film? Ma dai. Ah sì, era il periodo di quello dei vampiri. Come si chiamava? Twilight. Solo che qua giustamente facciamo le cose all'opposto e c'hanno i lupi mannari. Ok, occhi aperti perché potrebbero essercene anche altri lungo le strade. No, sembra tranquilla la zona. Come l'ho detto? Ho parlato troppo presto. E Market Street? Sì, stanno passando di lì proprio ora. Magari faranno uscire. Spero proprio che questi turisti si facciano vedere. Da qualche parte dovranno uscire. Questo sarà il tuo giorno. Ok, direi che cosa buona e giusta vedere di sorprendere le vedette alle spalle. Altrimenti dall'alto ci sgameranno proprio uno sfacelo. Signore, signore, venga qua cortesemente. Ecco qua, va tutto bene. Dimmi come ti porterò calma, lontano perché... Sì, ma che rancore, sono qui per darti un po' di amore. Ecco qua, Joel. Joel, troppo amore. Il signore non è abituato a tutto questo amore che poi mi sviene dalla gioia. Oddio, sembra più un orgasmo. Ma vabbè, dettagli. Allora, quanti tizi ci sono là dentro? Uno e due. Porca di quelli per porca. Allora, voglio provare a fare una furbata. Se ammazziamo un tizio con l'arco e poi piglio anche l'altro. Vediamo un po'. Facciamo un Kinder sorpresa lì. Non ti sei accorto veramente di niente. Sì, lo so che è una freccia sprecata, ma così uso le armi e facciamo contenti gli iscritti. A posto? Tienimi comunque fuori il revolver in caso di necessità. Chi è di voi due che è morto gorgogliando? Ho sentito un sacco di gorgogli mentre stavo arrivando. Il problema è che ci saranno signori anche là sotto. Oh mio Dio, lo ha ucciso la cultura, come potete notare. Allora, dall'altra parte della strada c'è una sorta di libreria. E presumo... Oh mio Dio, c'è un carro armato. Beh, non posso controllare il carro armato, vero? Credo sia inutilizzato e inagibile. Però un po' mi sono cacato per un secondo, ve lo giuro. Ah, nel frattempo ho trovato un'altra nota. 10 ottobre, ho appena visto la folla cospargere il capitano Mastros e il resto della mia squadra di benzina e bruciarli vivi. Gli animali stavano festeggiando. Qualche vecchio bastardo si è lamentato dicendo che erano spreco di benzina. In effetti, erano in troppi. L'unica cosa che ho potuto fare è stato sgattaiolare via. Ma mi ricorderò le loro facce. Gli darò la caccia uno per uno se necessario. Oh porco. Ho visto cose brutte per un secondo e non voglio rivederle mai più. Ok, cerchiamo di ritornare in strada anche se saremo praticamente allo scoperto. No, la zona sembra molto tranquilla. Oh. Ok, dobbiamo andare in quella direzione. Ration Depot, forse ci saranno dei rifornimenti là dentro. Sentito che li hanno finalmente beccati. Joel, guarda. Li ho visti. Giusto? Sì, loro e chiunque fosse su quel pick-up. Oh, oh, bombe? Porco cane, Ellie, stai giù. Evitiamo di farci esplodere. Hanno riempito la zona di bombe, guarda. Vicino agli ingressi, bastardi. Però mi hanno anche lasciato un po' di materiali per il crafting. Anzi, a proposito di crafting, Joel, non abbiamo... Ah, non abbiamo lo scotch. C'è sempre il problema dello scotch.
Non hai visto assolutamente niente, porco cane. Vabbè, ma sono in tre, quindi sì. Sono in tre, sperando che non ci sia nessuno. No, sono in quattro. Porco cane. Ok, direi che il nostro amico Arco ci potrebbe sicuramente tornare utile. Oh, oh, mi hanno visto giusto un attimino. Buongiorno signore e addio signore. Perfetto, va bene così. Dietro quell'auto. Wow. Ok, mi hanno leggerissimamente sgamato. C'è un tizio dall'altra parte dell'auto. Non mi tiri molotov o altro, cortesemente. Sì, stanno non arrivando a prendermi. Dannazione, dannazione. Va bene, lo stesso, va bene. Lo stesso, ok, ammazzato. Perfetto. Ellie, usa quella pistola. Brava, Ellie. Ok, lasciamo che la ragazzina si guadagni lo stipendio. Si è messo a sparare di brutto. Brava, Ellie, fai la tua seconda kill. Dove è andato, signore? Ellie, lo riesci a prendere il tizio? Ma lo riesci a prendere così. Oh, tatticone del telone. Perfetto, direi che era l'ultimo. Oh, quest'arma non l'abbiamo mai utilizzata. Ok, vediamo di rimetterla via. È che ho sprecato quasi tutte le frecce. Oh, cavolo. Resisti e sopravvivi. Cosa? Giusto, sì, il fumetto. Bravo, bravo, Joel. Falle credere che ti interessa quello che dice. Ah, devo smetterla di usare il revolver. Sto sprecando decisamente troppi proiettili. Ok, come al solito diamo velocemente un'occhiata in giro. Sicuramente qua dentro ci sarà la classica stanza con la porticina bloccata, piena zeppa di risorse. Ho un cassetto con parapapà. Vedo roba laggiù. Ok, degli esplosivi, ottimo. Abbiamo trovato anche una nota, vediamo di cosa si tratta. Abbiamo finito di perlustrare la città in cerca di sopravvissuti. C'era un piccolo gruppo di soldati che si nascondeva nell'hotel, ce ne siamo occupati. Lei era completamente libero in effetti. Alcuni di noi hanno dato l'assalto alla loro area di detenzione, o a quanto ne rimaneva. La maggior parte dei macchinari più grandi sono stati distrutti nei combattimenti. Non andremo in giro in carro armato tanto presto, il che è una buona notizia. Per l'artiglieria pesante vale lo stesso discorso, non è recuperabile. L'unica eccezione è l'Anvi. Siamo riusciti a ripararlo, compreso il calibro 50 montato su di esso. Questa è una brutta notizia. Quest'affare è impenetrabile. Voglio vedere adesso chi ci romperà i bip. Di sicuro non noi. Se riusciamo a buttarlo in acqua o farlo finire in acqua in qualche modo, è fatta. Mi sa di porta ad aprire con il coltello? Oia santa. Lon, c'hai i superpoteri. No, te lo ricordavi nemmeno. Botta di culo. L'ho solamente supposto. Buoni, 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 buoni. Recupera tutto, Joel. Recupera uno sfaccio. Pilloline, Joel. Era la confezione anche quella grande più grande. 70 integratori. Ne voglio molti di più. Munizioni per la pistola, quella standard. E dai, mi ritengo soddisfacional. Ah, finalmente lo scotch. Joel, sei contento? Non crafto pugnali per adesso, perché ogni tanto, come ho detto, ne troviamo uno già pronto all'uso. Il gioco è magnanimo e gentile, quindi potrei evitare di sprecare eventuali risorse. Aspetta, Joel, mi hai lasciato i pallettoni per il fucile nel cassetto di prima? Probabilmente non li ho visti io e c'era il comando? Assolutissimamente sì. Gesù. Ora capisco che è successo in questa zona. Ogni battaglia ha le sue vittime. Magari hanno una famiglia. Tutti ne hanno una. Meglio non pensarci. Come faccio a non pensarci? Ah, dopo un po' impari, ragazzina. Questi sono i militari che sono stati uccisi, direi un sacco di tempo fa, a giudicare dallo stato in cui vertono i loro cadaveri. Ehi, spingimi lassù. Sì, arrivo, arrivo. Guarda, cadaveri dovunque. Il bello è che non li hanno neanche seppelliti o altro in una fossa comune. Qui, per le malattie e via dicendo. No, no, li hanno lasciati in giro per le strade. Questi vogliono la pestilenza, gli schifi. Si meritavano il covid dei funghi. Dai. Ecco fatto. Ok, sarebbe stato molto più difficile se fossero stati ancora i cattivoni in circolazione. Guarda, carri armati. Maronne. Ok, spero di non aver lasciato troppe risorse in giro, onestamente. Dai, che siamo arrivati al ponte. Ellie, ti devi cavare. Non dico che è dietro l'angolo, però. Siamo quasi. Ok, occhi aperti, perché ovviamente sull'ultima parte ci avranno riservato le migliori sorprese. Sono stata in un posto così, nella ZQ di Boston. Ah, hai capito. Tu hai avuto un addestramento militare, quindi. Scuola di preparazione militare. Sì, un modo carino di dire orfanotrofio. Chissà che è successo a tutti questi ragazzi. Questo posto è deserto da un bel po'. Non ci sono più ragazzi. Il che significa che o sono cacciatori che vogliono ucciderci o sono morti. O se ne sono andati. Ma tu non ci credi, vero? Credo solo nel lasciare questa città, dai. No, vi giuro, quando vedo una pila di risorse quasi mi dispiace di avere praticamente l'inventario pieno. Non abbiamo nulla da craftare, Joel. A parte le lame, però... Aspetti, potenziamo la nostra arma di base. Mi ero dimenticato di averla utilizzata. Ah, adesso ha doppio utilizzo, peraltro. Allora, 70 pilloline. Ah, ce ne servono 75 per la storia dei clicker. Dannazione. Altrimenti a Joel non gli si rizza il coltello.
Allora, c'è un vicoletto da quest'altra parte? Ma presumo che le nostre avventure non siano ancora finite. Ecco, appunto. È tutto ok, solo giù la testa. Seven. No. Seven. Eccolo laggiù, porco cane. 10. Continua. Ma stiamo scherzando? So, 20. Prova con 25. 25 coda, calci in culo che ti sto per tirare. Lo giuro. Hai 25 barattoli di bacon. Ma che schifo. 24, ne ho appena finito uno. E come hai 24 barattoli di bacon? Porco cane, se ci individuano quello ci sparerà all'infinito. Porco cane, mi sono nascosto in tempo. Ellie, tu mi dai fuoco di supporto, vero, in caso di necessità? Ok, dobbiamo aspettare che si separino. Come ho detto, se danno l'allarme è finita. Ah, siamo sul retro del congelatore del supermercato. E poi l'onino, scusa la franchezza, chi te lo fa fare di affrontare tutti? Fuggi passando dal retro. E vi sono tutti felici e contenti. Porco cane. Ok, speriamo che il tizio non venga individuato. Signore, buongiorno. Tutti, venga con me. Ho visto un'etichetta sbagliata sui prezzi. Non avete fatto gli sconti, santo cielo. No, 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 va tutto bene, guarda. Ah, no, scusi, mi sono sbagliato, perdoni. Porti pazienza. Non ho lasciato gli occhiali quelli buoni a caso, ho letto male. Stai buona, Ellie. Impara a farlo anche tu, ho visto che c'hai un coltellino, non fare la furbetta. Dobbiamo probabilmente passare da quella parte. Oh mio Dio, è impossibile che non ci individuino. Joel. Che appena detto, curi, curi. Ma ha fatto male all'orgoglio. Tieni quelli per porca, ok? No, no, porco cane, speravo di essere sicuro qua dentro. Oh no. Adesso gli altri verranno a darci la caccia. Joel, tienimi fuori il fucile. Capitan Furbizia, buongiorno, che piacere incontrarla. Gli posso sparare attraverso il riparo? Il gioco dice no. Ma nessuno mi vieta. Ok, rispaccargli la testa in due. Ok, occhio, perché ci stanno per aggirare, mi sa. Allora, la zona... No, non è completamente sicura. Porco cane, e non posso fare i miracoli pure io però, Porco cane, mi stanno aggirando, questo è un problema? E c'è gente che qua dentro. Aspetta, sparate, non sparate. Artiglieria militare, 50. Riparo. Non perderlo. Porco cane. Ok, c'è un tizio qua dentro, vediamo se riesco a stenderlo. È leggermente armato di fucile. Lo vedo. Ok, no, no, aia. Ma hai fatto molto più male, brava Ellie. Aspetta, oh, è ancora vivo. Ho preso 4 proiettili in corpo e non aveva troppi problemi. Ah, Ellie, mi sto attaccando sotto, porta potenza. Allora, aspetta un secondo, fammi. No, 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 no. Ok, cerchiamo di offrire da bere alla gente del luogo. Preso? Direi molto, ma molto preso. Devo prendere il fucile standard, fucile standard, fucile standard. Perfetto. Ih, brutto modo di andarsene. Aspetta che c'era Joel. Joel, mi devi uscire, Capitan Furbizia. Da quelle parti, dove vuoi andato? Ah, eccolo laggiù. Perfetto, aperta, fermo lì. Ah, sei ancora vivo. Vedi che fra 2 secondi non lo sei più. Ok, abbiamo eliminato anche quello. Ok, resta solo furgone. No, c'è quello tizio qua dentro, non me l'ho accorto. Joel, vediamo di curarci molto rapidamente. Quanti proiettili c'hanno per quella calibro 50? Ok, molto ma molto meglio. Devo fare una pirlata. Ma se il tizio è là dietro. Oh, porco cane, non riesco a prenderlo correttamente. Prego, dimmi che lo prendiamo comunque, vai. Ok, molto ma molto bene. Tieni fuori la pistola, pronti a correre. Vai Ellie, vai Ellie, vai Ellie, vai Ellie. Anche Joel, oh, giù, 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 ho detto. Aspetta, prendi tutto, ho trovato un sacco di risorse. Aspetta, 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 che posso craftarmi un altro kit medico. Ellie, proteggimi se mi aggrediscono alle spalle nel frattempo. E un'altra molotov. Vorrei avere un po' più di quell'alcol che avevamo prima. Munizioni per il fucile al massimo, allora uso il fucile. Se provassero a farmi BB7, te torno qui. E tanti saluti, aspetta. Stai giù, credo che abbiano temporaneamente perso le nostre tracce. Che chiulo. Sì, ma non vale la pena tornare indietro. Lonino, corri, Lonino, corri. Faccio un'entrata dall'altra parte. No, non è un passaggio, non è un passaggio, non è un passaggio. Non so dove devo andare, non so dove devo andare, porco cane. Ma hai fatto cagare in mano pezzo di erba. Da dove sei venuto fuori tu? Oh, porco cane, mi sa che siamo andati in direzione corretta? Credo di sì, perché hanno spawnato altri cattivoni. Cerchiamo di avanzare. Ellie, Ellie, fuoco di copertura. Allora, c'è un tizio sicuramente lì. Aspetta, 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 che appena mette la sua bella pistolina fuori ti faccio passare un brutto quarto d'ora. No, resta lì, porco cazzo. Troppo impreciso con la pistola. Aio! E quanti proiettili per farti fuori, ok? Vediamo che non avesse cugini. No, c'è solo il veicolo dall'altra parte. Corri, 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 corri. Ok, molto meglio, signore, mi droppa niente? Ha fatto breccia, ha fatto breccia. È lì corri dentro, è lì corri dentro. Ha fatto breccia all'improvviso il bastardo. Mi sono cagato in mano. Aio! Quelli sono completamente andati fuori di cervello. Cioè, qua dentro non possono fare più di tanto. Sperando che non ci siano altri tizi. Ah!
Mi sono stra super cagato. Cassetto, cassetto, ti prego, non mi tradire male male. Munizioni per il revolver, perfetto. Queste ci serviranno sicuramente, ma continuo ad andare in giro con la pistola. Anche se è un'arma veramente pessima. Ah, mi sa che dobbiamo passare per il terrazzino di nuovo. Aspetta. Siamo andati per andare dove? Andiamo su di un piano? Corri, 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 Joel, corri, Joel, corri, Joel, corri, Joel. È proprio sotto di noi, è proprio sotto di noi. Ok. Si è allontanato. Siamo seminati, credo. Che cosa buona e tanto giusta. Ok, entriamo in quella stanza d'albergo. O, non lo so, un appartamento. E vi sono tutti felici, vivi e contenti. Ah, tutto è bene, qualche finisce bene. Cominciamo bene, abbiamo un po' di rottami. Oh, finalmente un rotolo di scotch, come Dio comanda. E Joel, le pilloline. Aspetta che mi si rizza tutto il coltello, dammi un secondo. Ce ne mancavano 5 se non ricordo male. Sì, maestro con i coltelli. Yay. Inoltre, se lo potenziamo ulteriormente, quando ci libereremo dalla presa di un clicker con un coltello, consumeremo un solo utilizzo. Ah, altrimenti ce li giochiamo tutti in un'unica volta. Quindi non conta se il coltello, non l'italiano, a 3 utilizzi, lo fai fuori completamente. Maledetti porcini troppo resistenti. Allora, era un appartamento, in effetti. Vediamo di rubare un po' di cose. Signora, le faccio io i piatti, non ci sono problemi. Signora, se li faccio da soli, perché qua ho uno slerciume di proporzioni bibliche. Ellie, non hai pagato la bolletta della luce sto mese. Porco cane, ti insegno io a giocare con i videogiochi tutto il tempo. Ok, possiamo passare da qui? Piano, Joel. Non mi volare... Bravo, dicevo, non mi volare di sotto che ti impianti male male. Ci stanno ancora cercando? Non possono vederci. Beh, non guarderanno di certo in alto. Non penso che con quel veicolo abbiano una grandissima visibilità. E... olè! Siamo salvi! A posto! Wow, wow, che fai? Tocchi? Non si tocca? Aio! E invitimi a cena fuori prima almeno. Wow, brava Ellie! Che cazzo? Cinghia di... Vai, Joel. Ah, il dolore. Joel, fermati. Credo che sia una povera persona innocente. E c'è un bambino armato, perfetto. Lascialo stare. Calmo, piccolo. Stiamo calmi. Tutto ok. Non sono i cattivi. Giù la pistola. A parte che se la tieni così te la pigli in faccia appena spari un colpo. Amico, picchi forte. Stavo cercando di ucciderti. La prossima volta non aggredire il prossimo. Già, anch'io credevo che fossi uno di loro. Poi ho visto te. Ehi, pervertito. Non l'avessi notato, non girano con i ragazzini. Sopravvive il più forte. Perdi sangue. Ah, non è niente. È una coltellata, non è tanto piacevole. Mi chiamo Henry. E lui è Sam. Se ho capito bene, tu sei Joel. Ellie. In quanti siete? Sono tutti morti. Ehi, non lo sappiamo. Sono tutti morti allora, se non lo sapete. Eravamo un bel po'. Qualcuno ha avuto la brillante idea di andare in città a cercare provviste. Gli stronzi ci hanno teso un'imboscata. E ci hanno dispersi. Stiamo cercando di uscire da questa merda. Possiamo darci una mano? Ellie. Roba tipo l'unione fa la forza. Ha ragione. Potremmo darci una mano. C'è un nascondiglio non lontano da qui. Meglio continuare a parlare lì. Dai, Joel, avanti. Ok, facci strada. Seguitemi. Non sembrano pericolosi, ma scusa, non mi fido. Per la storia dell'arma. Non preoccuparti, anch'io avrei fatto lo stesso, probabilmente. Da dove vieni? Da Hartford. Davvero? Ho sentito che laggiù le cose non vanno bene. Sì, ce ne siamo andati perché l'esercito ha abbandonato l'area. Il posto sarà ridotto come questo ora. Sì, ma gente, non si va mai nelle grandi città. Si visitano sempre i piccoli centri abitati, è più sicuro. Oh, buongiorno manualetto che mi permette di potenziare le Molotov. Maggiore gittata delle bombe incendiarie. Le ho usate poco perché richiedono materiali molto difficili da ottenere. Perfetto. Cosa sono tutti questi cosi di elastici? Aio, qualcuno sprecava le risorse di primaria importanza? Una zuccheriera e basta. Un po' di materiale esplosivo perché chi non lo tiene sul tavolino da caffè. Vabbè, la Molotov me la crafto volentieri. E per il resto... Oh, si è messi anche troppo bene, gente, continuo a dirlo. Va, che bel televisore buttato là e sprecato praticamente. Ad ogni modo, signori, io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. Joel, scrivi pirla chi legge con i magneti.
Non penso che ci tornerà più nessuno qua dentro, ma vabbè, dettagli. Abbiamo fatto la conoscenza di una simpatica coppia di fratelli che a quanto pare ci accompagneranno nel prossimo episodio. Joel, vuoi prendere un bambolotto per la bambina? No, è troppo grande, probabilmente ti spara su un ginocchio. Quindi allora, nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate. Lasciate un bel mi piace, altrimenti vi inseguo con la camionetta fino anche in bagno. Non me ne frega dove vi rintanate. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!